La zona safari, ti mancava? Eh sì, non riusciamo ad andare avanti, probabilmente si va avanti da qua. Zona Safari cattura Pokémon stupefacenti. Benvenuto alla zona Safari, sir. Sir, un bambino di 10 anni se va bene. Bla bla bla, le solite cose. Qui nella zona di Runku ci sono tre giochi safari a cui si può partecipare. La differenza sta solo nella rarità dei Pokémon. Giochiamo quindi. Ah, tier 1, tier 2, tier 3. Beh, ovviamente noi vogliamo i Lugia nell'erba alta, mi sembra ovvio. 3.000 monete, ragazzi, questo è un furto. Sbam, pagato. Ok, andiamo a cercare i Pokémon super ultra mega rari. Usiamo i Gyarados. Attenzione, Siamo Pokémon! pronti al Pokémon ultra raro. Cinciu! Ma sai che mi piace un botto questo a me? E per questo gli tiro i sassi. Camper basta sassi, poi diventa un gioco violento. Adolfio usa lapidazione. Ah, non è molto efficace. Lo sapevo, doveva usare il gas, Adolfio. Pokémon ultra rari. No, no, ma certo, io mi aspettavo i cani leggendari nell'erba e invece troviamo Clamperl. Cioè, io ho pagato 3.000 dollari per cosa, raga? Sì. Ah, qui non c'è nulla. Nulla? Ma... un secondo. Ma è tutta qui la zona safari? No, eh. Raga, sto per bestemmiare in 20 lingue diverse. È un quadrato la zona safari. Raga, non c'è altro. È un fottutissimo quadrato. Spaccaroccia. Saiter. Dagli da mangiare. Dagli da mangiare. Non c'è abbastanza cibo per tutti quanti qua. Ma ce l'hai infinito. Bait. Adolfio usa clickbait. Clickbait. Ah. Ah, che vedo non funziona più il camper. Devi fare un po' di flame. Ciao. Divertente la zona safari. Oh, regà, no, non c'è altro. È un cazzo di quadrato con l'erba e un po' d'acqua per catturare i Pokémon. Dove sono i cunicoli nascosti? Dove sono le MT segrete? Spaccaroccia. L'entrata dal retro della fabbrica di condom. Dov'è tutto questo? Qui non c'è un cazzo di niente. Sì, esci, non mi interessa catturare i Pokémon. Abbiamo un problema, signori. Non sappiamo che cazzo bisogna fare qui ad Ildopoli. Ok, Giovanni. Ma chi io o il cattivo? 500.000 iscritti non per sbaglio. Mi ha fatto notare che c'è una zona che ancora non abbiamo visitato qui in alto nella mappa, la Caverna Drago, che è vicino a Verdant Durne Town. Mi sembra che non ci siamo mai stati. Non vorrei mai che servisse spaccaroce per accederci. Oh, un dildo dorato! Questo ce lo eravamo perso. Per di qua si può accedere alla Caverna Drago. Perché si arriva a Surf! Interessante. Combattere, combattere, combattere! Non lo so, Camper, non lo so. È una ciliegia. Il mio giardino di questi Pokémon ne è pieno, te lo giuro. Va bene non avere fantasia, ma qui stiamo raggiungendo livelli imbarazzanti. Credo di essermi eccitata un po' troppo. Si è bagnata e facciamo questo effetto, succede. No, mi fare cascata. Non ce l'abbiamo ancora. Hai ragione. Lezione di combattimento Pokémon 101 comincia ora. È il turno di Gorebis, l'evoluzione di Clamperl. Che cosa? Ah, hai fatto la mossa nuova, Camper. LOL, me l'ero dimenticato. L'abbiamo distrutto. Incendio, fa malino, eh. Ho tonnellate di squame cuore. Ne vuoi una? Ovvio. Yeah. Squame cuore gratis. Divertiti. Certo, me la ficcherò su per il culo, guarda. Se ne vuoi un'altra, vieni a parlarmi domani. D'accordo. Qui la gente si regala cose, che bello. Altra Pokéball. Era una Pokéball buggata? Funziona bene questo gioco. E se faccio ok, cosa succede? Boh. Ah, si è chiuso tutto. La vita è una merda. Che palle. Se devo ricominciare il gioco da capo, spacco il mondo. Rieccoci qua, dinanzi alla zona safari. Beh, considerando che la zona safari in questo gioco è totalmente inutile, è come averla già fatta. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo? Ah, che dobbiamo fare? Io sono straconvinto che la soluzione è in questa fabbrica di condom. Dovrebbe essere in questa fabbrica di condom. Il problema è che il caro Giovanni non ci fa passare per di qua e non ci vuole nemmeno sfidare. Non ci vede, non ci sente. Vabbè. E qua sopra c'era una casetta. Questo è l'ufficio del direttore della fabbrica di condom. E una guardia ci aveva sbattuto fuori dicendo che... È tornato. Ah, Torna più dicendo torna tardi. più tardi, il boss non è qui al momento. Vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. E noi che cercavamo spaccaroccia nella caverna del drago. Già.
Il boss è finalmente arrivato, ora ti lascio stare. Grazie. Salve, amico. Sono il capo della fabbrica di condom di Dildopoli, del condominio. La ragione per cui sono tornato dal mio incontro d'affari prima è... Blaine. Sono piuttosto sicuro che tu sappia già cosa gli è successo. Sì, l'abbiamo visto in un flashback. Blaine è stato sparato. Qualcuno ha sparato a Blaine. Perché mai qualcuno avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Boh, vendetta? Sig. Lacrimuccia. Suo figlio deve essere distrutto. Per favore, potresti portargli un pensiero da parte mia? Ci dà una lettera per Purple. Ma andiamo a dargliela. Che bello fare i fattorini. Attenzione, un urlo straziante. Qualcuno, secondo me, ha appena fatto la Blue Whale Challenge. Siamo anche belli alti qua. Che cazzo? Ciao, Adolfio. Onestamente, non mi aspettavo di incontrarti qui. Ma ci siamo visti tipo 7 volte. Sei molto cresciuto come persona. Triste vedere che verrà tutto sprecato così. Attenzione, dialoghi a scelta multipla. Possiamo scegliere chi sei tu oppure come sai il mio nome. Chi sei tu? Sì. Deve fare i duri. Non i passivi, gli aggressivi, no? Capito? Chi sei tu? Perché dovrei dirtelo? Perché te l'ho chiesto e si risponde a domande per educazione. Gesù, pensi che sia così stupido? Ah, è Gesù. Ho pensato fosse Gesù. Dannato sia il cielo, Adolfio. Sei noioso come una volta. Sta a vedere che è Gary. Puntini. Non essere così spaventato. Ha ha. E? Oh. Vabbè, sapremo più tardi cosa è successo al nostro Adolfio. Così? Stai dicendo che mio padre... se n'è andato? È morto? Sì, mi dispiace. ho bisogno di un po' d'aria. Sei già all'aperto? Oh. Ragazzi? Siamo Purple. Oh mio Dio. Beh, mi sa che Adolfio è un po' ripperino. Ah. Colpo di scena. Magari però, la butto lì, possiamo correre in aiuto di Adolfio. La prossima volta prenderemo sicuramente il vero killer. Ma Giovanni è lì, nell'altra stanza. È lui il killer. Se n'è andato. Che succede qui? Stiamo analizzando questa pozza di sangue. E qui c'è un pulotto morto. Fanno proprio una brutta fine. Sì. L'accelerazione può accompagnare solo. Questa è follia. No, questa è... Sparta! Scusateci. Chi può aver fatto una cosa così terribile? Secondo me è lui. Probabilmente qualcuno ha ucciso questa guardia e ne ha preso il posto, uccidendo poi il boss del condominium. E forse Adolfio, forse. O forse siamo in tempo per salvarlo. Vai con l'entrata scenica, camper, come nei migliori film di Holly. Good. Siamo morti. Adolfio, sono io, Purple, svegliati! Vuoi aiutare Adolfio? Ma è una domanda? Farlo ti farà tornare dentro nel gioco nei panni di Adolfio. Beh, per ora no, dobbiamo ancora indagare noi. No. Dobbiamo tornare prima in quella casetta. Scoprire cosa è successo. Ancora lui? Non si è accorto di nulla. Entriamo sneaky sneaky, pugnaliamolo alle spalle. Questo è terribile! L'abbiamo quasi preso! L'uomo che ha ucciso mio padre! È lui! Cioè, in realtà... No. Come glielo spieghiamo? Oh, camper, ho già capito tutto, non volevo dirtelo. Adesso dobbiamo tornare indietro con la prospettiva di Adolfio, cambiando il passato, e con le nostre macchie di sangue scrivere «La guardia nella casetta è il cattivo!» Così lui leggerà nelle macchie di sangue «La guardia nella casetta è il cattivo!» e potremo ucciderlo alle spalle. Boh, a questo punto dobbiamo rianimare Adolfio. Tecnica del capovolgimento spirituale! Sì! Entriamo nel corpo di Adolfio. Aspetta, che cosa? Abbiamo dato la lettera nel frattempo. Vabbè. Purple prende la lettera da Adolfio. Puntini. Resisti ancora un po', Adolfio. Dissolvenza in nero. L'ha provato a curarsi. Ma è per i Pokémon, non per le persone. Vabbè. Ora dovrebbe essere tutto ok. Grazie mille, infermiera. Davvero, grazie mille. Ma ho bisogno di un po' di aria fresca. Sei sicuro che non ti serve aiuto, Purple? Hai perso tuo padre dopo tutto. Deve essere proprio divertente ricordarglielo. Ti hanno molto tatto hanno qua in questo gioco. Sì, ti è morto il padre, XD. Sì, hai ragione, è proprio morto. No, non accetterò mai la tua pietà. Ho proprio bisogno di rilassarmi. È stato un giorno infernale per me. Ci vediamo dopo, Adolfio. Ragazzi, Adolfio è meglio di Gesù.
è risorto dopo 3 minuti. Non 3 giorni. 3 giorni è troppo mainstream. Va bene, sono successe un sacco di cose. Il mistero si infittisce, camper. Ora mi sta prendendo la trama, me. Direi che per oggi possa bastare. Dal camper, da Spawn, è tutto, noi ci vediamo. Dove, quando, come? Come? Ma con un prossimo video. Asganaway.